Scrivo questa lettera a te che hai 5 anni, oppure 7, o magari appena 2 e in questi giorni sei arrivato o arrivata in Italia. Scrivo questa lettera a te che parli una lingua diversa dalla mia e probabilmente questa lettera non la leggerai mai. Stavi appena imparando a leggere in ucraino quando delle macchine corazzate hanno invaso il tuo paese. E poi hanno iniziato a piovere dal cielo delle enormi gocce di metallo che a contatto con il suolo scoppiavano. E poi sei fuggito. Bambino, ti scrivo questa lettera anche se probabilmente non la riceverai direttamente nelle tue mani. Ma te la scrivo perché non pongo limiti alla possibilità delle parole di irradiarsi o di essere tradotte e alla capacità dei sentimenti scatenati di raggiungerti comunque, dopo, in un modo o nell'altro. Un milione di bambini come te sono scappati dall'Ucraina in meno di 2 settimane ed è una crisi di rifugiati che non avevamo mai affrontato con questa velocità e portata. È una buia prima volta nella storia, come ha ricordato l'UNICEF. Bambino, quanti anni hai? Sei arrivato in Italia imbacuccato come se tu andassi a sciare, invece scappavi dalla guerra. Sei infagottato perché nevica in questo momento in diverse parti dell'Ucraina e prima di fuggire dalla guerra ti hanno messo addosso i vestiti migliori, come per andare a una festa che in fondo la salvezza è sempre un evento da celebrare. Bambino, oggi sei con i tuoi vestiti più belli, i più pesanti, perché erano quelli che i tuoi genitori non hanno voluto lasciare nella tua casa che potrebbe essere bombardata presto. No, questo no, scherzavo. Talvolta gli adulti si lasciano sfuggire frasi sciocche e senza alcuna attinenza con la realtà. Tu non fare caso a tutto quello che dico. Bambino, sei arrivato con i tuoi vestiti migliori perché è un modo per procrastinare la comprensione della guerra e poterti raccontare ancora per un po' che non è niente di lungo o di così grave. Perché in nessun brutto luogo si può andare vestiti a festa. Bambino, in Italia incontrerai persone che muovono molto le braccia mentre parlano. Siamo fatti così, non ti spaventare. È il nostro modo di comunicare. Vorremmo disegnare un mondo davanti mentre parliamo, oppure indichiamo al commesso i gusti del gelato da mettere sopra il nostro cono. In Italia abbiamo il gelato, il più buono del mondo, visto che sei qua vale la pena assaggiarlo. Poi ti daremo la ricetta prima di tornare a casa. Mi raccomando però non fare come quei paesi a cui abbiamo insegnato a fare la pizza e loro ci mettono sopra l'ananas. In Italia incontrerai bambini e bambine della tua età. Le procedure per essere inseriti a scuola sono piuttosto veloci, inizierete presto. All'inizio vi intenderete con il linguaggio vostro, quello dei bambini e dell'amore. Poi qualche parolina la imparerete e anche i vostri compagni continueranno e impareranno a dire grazie e ciao in ucraino. Sono sicuro. Anzi, insegnateglielo voi. Saranno felici, anche i bambini italiani. Sono sicuro che le vostre insegnanti non vi interrogheranno per diversi giorni. Non temete. Non sarete mai voi a meritare brutti voti, ma gli adulti che hanno scatenato i conflitti. I bambini italiani urlano molto e anche io, che bambino non sono più, a dire la verità. Qui in Italia abbiamo quasi tutti la voce con il volume impostato in alto. Mi senti parlare, muovere questa mano? Non ti spaventare. Siamo fatti così. Muoviamo le braccia, parliamo ad alta voce e ci innamoriamo di personaggi politici assurdi. Siamo zeppi di difetti. Ma questa volta, con voi, il popolo italiano sta praticando abbastanza bene la parola accoglienza. L'abbiamo cancellata dal nostro vocabolario per molto tempo, mentre avremmo dovuto epurare la parola guerra sotto la definizione di opzione. Bambino, io non posso dirti quanto tempo starei qui. Non posso dirti quando ritroverai i tuoi amici. Gli italiani sono abbastanza simpatici, ma ti mancheranno i tuoi amici ucraini. Sappi che mancherai anche a loro e un giorno vi ritroverete. I missili non possono piovere per sempre.
e presto gli adulti troveranno un accordo. Però non so dirti quando. Non voglio illuderti e illudere me stesso. Le bugie non sono belle, questo lo sai anche tu, e la situazione è difficile. Troppe persone negli anni hanno speso soldi in armi e ora non sanno cosa farsene e le sparano addosso alle persone come te o come me. La salvezza è soltanto una questione di fortuna, come nascere in un paese o in un altro, leggere la cartina geografica da una sponda oppure da un'altra. Bambino, ti accogliamo perché è la cosa più giusta da fare e sarebbe da fare sempre. Magari questa volta riusciremo a capirlo e a praticarlo, anche con chi scappa dal continente africano. E anche se sono poco fiducioso, in fondo penso che mi sono sbagliato tante volte nella mia vita e questa potrebbe essere soltanto una volta in più. Un paio d'anni fa, ti racconto questa, pensavo che la Fiorentina avrebbe vinto il campionato. Invece è un miracolo che non siamo retrocessi. A proposito, in Italia ci piace molto il calcio, ma non diventarmi juventino. Ti prego. Io abito a Firenze, è bellissima. Ma ogni città del mondo tiene con sé meraviglie particolari che invece ogni guerra offusca. L'Ucraina, ad esempio, è straordinaria. Io ho visto le spiagge di Odessa. Magari un giorno ci torneremo insieme, se ti va, e mi ospiterai qualche giorno a casa tua, che nessuno avrà bombardato. Te l'avevo detto, e prima scherzavo.